La Vastese non si ferma davvero più, la squadra di Fulvio D'Addario supera anche il Tolentino e l'Aragona torna un fortino pressoché inespugnabile. Il tecnico di casa vara un 3-4-1-2 con Mamona e Franzese coppia d'attacco e Leandro Martinez a supporto. Nel Tolentino l'ultimo arrivato Santiago Minella va in panchina, davanti c'è Padovani con Severini, autore di una doppietta domenica scorsa contro il Castelnuovo. Al sesto la discesa sulla sinistra di Diallo è travolgente, ma il servizio al centro dell'area di rigore non trova la stoccata né di Leandro Martinez né di Franzese. Il Tolentino al nono protesta con Strano che lamenta una trattenuta in area, Ilaria Bianchini fa cenno di proseguire. Ancora Cremisi al minuto 18, piazzato di Ruci, sponda aerea di Padovani e Severini tenta la grande giocata senza trovare lo specchio della porta. Vastese vicinissima al vantaggio al 26esimo, il trio Barbarossa di Prisco Martinez manovra sulla destra, la difesa ospite respinge come può e De Angelis colpisce la sfera non in maniera perfetta ma quanto basta per beffare Dupuis, salvato solamente dal palo. Montante lo stesso che salva ancora il Tolentino al 34esimo quando Franzese prende l'ascensore su traversone di Leandro Martinez. Il numero 10 di casa allora ci prova dalla distanza da piazzato, Dupuis si salva mentre sul prosieguo la testata di Altobelli difetta di precisione. Il centrale difensivo però al 44esimo si fa male alla coscia sinistra ed è costretto a lasciare spazio a Capitanio. Chiusura di tempo con la fiammata di Padovani tra due marcatori staffilata e le mani protese di Di Rienzo a dire di no. Ripresa con la Vastese che ci mette un po' a carburare, bisogna attendere il minuto 61 per vedere la girata al lato di Di Prisco servito dal traversone ancora di Martinez. Preludio alla rete che arriva pochi secondi dopo, aragonesi che provano a sfondare sulla sinistra e la sfera vagante calamitata dal sinistro non potente ma chirurgico di Diarra che batte il portiere del Tolentino per l'1-0. Vantaggio che dura pochi istanti perché la Vastese è letale anche in ripartenza con la coppia Mamona Di Prisco, il numero 7, sembra perdere l'abbrivio giusto per far male, ma il suo servizio per l'attaccante ex Vispesaro è col contagiri e il colpo di testa regala l'immediato raddoppio ai padroni di casa. Che tuttavia a metà tempo si fanno sorprendere però da Tortelli che solo in area di rigore di testa gira alle spalle di Di Rienzo il pallone che accorcia le distanze. Allora ci prova Di Prisco a cercare di riallungare col sinistro a giro fuori di poco. Al 74esimo però Diallo commette fallo in area su Severini e Ilaria Bianchini di Terni assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Ettore Padovani che centra lo stesso palo che nella prima frazione aveva detto di no a De Angelis e Franzese. Punteggio che rimane sul 2-1 e allora se Mosconi inserisce Capezzani e Minella per tutto D'Addario si copre, fuori Franzese dentro Bodo, nel finale nei Cremisi dentro anche Niane per un Tolentino a trazione totalmente anteriore, schieramento che non solo non paga ma che produce il tris all'ultimo istante con il lob del neoentrato Nicolas Lenoci che regala il 3-1 definitivo alla Vastese che allunga la striscia positiva ancor più lanciata in classifica e che domenica andrà a far visita all'Atletico Porto Sant'Elpidio, fanalino di coda della graduatoria. Palo interno go invece di palo interno fuori, è una partita in equilibrio, abbiamo reagito da grande squadra, anche il doppio vantaggio, stiamo facendo quello che abbiamo subito, che avevamo subito domenica. Sicuramente se riusciamo a fare go sul calcio di rigore loro ormai non ne avevano più. Dispiace, però dobbiamo soltanto lavorare, credere in noi stessi, perché prima o poi deve svoltare per forza con questo atteggiamento. Dobbiamo stare tranquilli, uniti, i campionati non finiscono a febbraio, cioè abbiamo tante partite da fare, l'importante è non fare danni, è credere tranquillamente, lavorare, è normale. Quando non fai punti dispiace, però penso che oggi chi ha visto la partita può dire tranquillamente che è una partita assolutamente immeritata. Abbiamo fatto una prova di carattere e coraggio, ci vuole un pizzico di fortuna che prima o poi arriverà, va soltanto ricercata con l'umiltà, con la voglia, con l'intensità e con la compattezza tra tutti i reparti. Mister D'Addario, io non so se questo può essere il momento della svolta della Vastese, certo che ne sembra passato un secolo dal suo arrivo a Vasto, una formazione profondamente cambiata, è d'accordo? No, innanzitutto dobbiamo vedere che cosa dobbiamo fare e noi ci dobbiamo salvare prima di tutto, quindi senza fare voli pindarici, perché noi dobbiamo correre per guadagnarci il risultato e quindi non possiamo pensare in grande, noi dobbiamo pensare da operai perché siamo operai e quindi bisogna correre, lottare, ci vuole applicazione su quello che uno cerca di preparare
e devo dire che in 18 giorni, 6 partite, questi ragazzi hanno fatto con il temperamento, con l'applicazione, con la serietà, hanno fatto qualcosa di buono. Però lei lo sa meglio di me, c'è sempre la partita dopo, quindi non esaltarsi e non deprimersi. Se avessero fatto il rigore staremmo qui a recriminare un risultato acquisito. Ora diciamo diversamente, però dobbiamo valutare tutte queste cose e quindi dobbiamo essere bravi a capire che le partite sono sempre aperte. Ecco, prima del rigore ci dice sinceramente cosa ha pensato. Ho pensato che potevamo portare a casa il risultato pieno. A rigore speravo che lo sbagliasse e l'ha sbagliato e quindi è andata bene. Però certamente se avessero segnato forse avremmo anche perso.